Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati in un'altra reaction. Tra l'altro questa settimana è andata un po' così, c'è stato un sacco di cose in mezzo, anche roba di forza maggiore, per cui sono stato costretto a slittare di un giorno tutte e due le live. Forse anche per quello siamo meno, non lo so. Comunque sia, insomma, ben trovati e stasera ci facciamo tutti del male con le nuove reaction, eh? Che tra l'altro me le avete mandate praticamente tutte voi, o quasi. Direi di sì, cioè cose che mi avete mandato voi e che io ho nel tempo accumulato in vista appunto di una nuova reaction. Ed oggi ci siamo. Buonasera a tutti quelli che sono in chat. Anzitutto spero da voi sia tutto bene. Allora, Giacoki04, scusate ma ho un dilemma insormontabile. Lo richiamo adesso o aspetto domenica estrema in compagnia? Se ti stai riferendo al cinghiale parabolico, sappi che domenica verrà disabilitato, perché domenica sarà una sessione, non guarderemo la chat, perché sennò ovviamente ci distraiamo e non ci sarà interazione col pubblico, eccetera, chiaramente, perché le sessioni funzionano così. Quindi se hai il richiamo, palesati adesso e reclamalo. Perché domenica non potrà essere richiamato, ecco, diciamo.
Infatti muterò anche gli alert e tutto quanto, ora vedremo come fare, che insomma le prove tecniche le facciamo domani comunque. Allora, devo sistemare una cosa io, anzitutto, perché devo un attimo fare una cosa con la cattura della finestra, anche se in realtà no, penso che ce la facciamo, sì, ce la facciamo, perfetto. Eccolo qua. Ok. A posto allora, a posto. No, allora vi dicevo giustamente, sono dei video ovviamente un po' sono degli abitué di questo canale, quindi soliti che conosciamo tutti, un po' invece sono delle novità che ho trovato, un paio le ho trovate io, ma insomma vedremo un po' cosa ci portano. Ho selezionato un po' e vediamo se ce la facciamo a farli tutti oppure no. Cosa ci sarà domenica? Disgraziator, ci sarà praticamente una one shot di Call of Cthulhu, che è un gioco di ruolo con ambientazione, cioè ispirato, diciamo, alla letteratura di Lovecraft, masterata da Bertozzo, e io sarò un membro del party. Bertozzo, appunto, è paleontologo, paleopatologo, e vi ho portato qualche volta anche qua. Tra l'altro, grazie Willy. Mi stavo giusto deprimendo guardando il documentario sull'Orca Luna. Gian Ginocchio, non so quanto andrà meglio a livello di tragicità questa cosa. Anzitutto, partiamo con un video che è di. Indovinato un po', lo va a vedere. Ok, il video è di Infinito. Hashtag vero curioso, tra l'altro. Il video di Infinito si chiama 10 animali estinti che gli scienziati stanno per resuscitare. Vediamo un po' che cosa ci riserva. Un attimo, adesso ditemi per favore se sentite l'audio, lo faccio partire e me lo dite. Non sentite l'audio? Ok. Non sentite l'audio e questo è un problema, però forse lo possiamo risolvere so come. Ah, ok, ho capito probabilmente qual era il problema. Allora, no. Specie ed i Ditemi se progressi della sentite scienza, in ora particolare la quanto è biotecnologia, potrebbero consentire agli alto rispetto scienziati alla di mia riportare voce. alcuni di questi animali di nuovo in vita, dopo la loro estinzione, e ce ne sono alcuni già nell'elenco. Gli scienziati devono essere in grado di Ora dimostrare, sentite, però. perfetto, perfetto. Allora, tra l'altro, sentite come parte, la loro estinzione, dice, diciamo questa cosa. Vai, I come progressi della parte? scienza, in particolare la biotecnologia, potrebbero consentire agli scienziati di riportare alcuni di questi animali di nuovo in vita, dopo la loro La estinzione, loro. e ce ne sono alcuni già nell'elenco. Gli scienziati devono essere in grado di Questo bello dimostrare, però, che la dolce che specie è dice desiderabile, Megalocero di come avere, per BBC. esempio, un'importante funzione ecologica o essere amata dagli esseri umani. Eh certo, è un criterio su cui si basa ovviamente un progetto di estinzione, se la specie può essere amata dagli esseri umani. Chiaro. È proprio. Va bene. Devono anche considerare questioni pratiche, come il fatto se hanno Vabbè, accesso o meno a vagamente. tessuti che potrebbero darci campioni di DNA di buona qualità Vagamente, per fare in nel modo che si senso. possano riportare in vita. Tuttavia, gli animali devono anche essere in grado di essere reintrodotti in natura in primo luogo, quindi habitat, cibo e contatti limitati con gli esseri umani. Aspetto. Ok, abbasso un po'. Va bene. Tutte volte i video cambiano audio, Sono insomma, piuttosto ditemi importanti. ora. Sfortunatamente, nonostante i dinosauri ottengono un punteggio molto negativo su tutte queste caratteristiche, non tutti in realtà sono da buttare. Probabilmente non ci sarà mai un vero e proprio Jurassic Park, ma magari qualcuno Direi che riusciremo a nessun vederlo. dinosauro è da Tuttavia, molti buttare. animali sono ancora sul No, non tavolo della tutti. possibile resuscitazione, oltre ai dinosauri. Resuscitazione. Vediamo infatti alcuni degli animali Morea dell'elenco delle Obelta, specie così a candidate caso. alla de-estinzione. Numero 1, rinoceronte lanoso. Ecco, qui subito mi fanno. Rinoceronte lanoso. No, questo è nell'asmoterio, non è rinoceronte lanoso. E dopo vedo già che c'è l'immagine dell'unicorno, tra l'altro. Va bene.
1. Rinoceronte lanoso. No, nonostante i vari racconti di cavalli con un bel corno in mezzo alla testa, questi animali sono finti, però può essere che questo tipo di figura sia in realtà nata dall'osservazione degli scheletri di creature assai più pericolose e grandi. Nei permafrost dell'Asia, infatti, sono stati ritrovati i corpi ancora ben conservati di animali con un corno pesantissimo e gigantesco. No, allora, il corno dell'Elasmotherium non esiste nel record fossile, purtroppo. Quindi non lo sappiamo come è fatto. Cioè, una mummia dell'Asmoterio completa di corno nel permafrost sarebbe una scopertona, eh? Si tratta dei rinoceronti lanosi. E sono gli antichi. Ah, ok, sta parlando dei rinoceronti lanosi. Ok, nel caso dei rinoceronti lanosi, sì, abbiamo anche il corno. Ok, però questo è l'Asmoterio, un'altra cosa. E non c'entra con l'unicorno. Cioè, sta facendo confusione tra. Il discorso che stava facendo lui era sull'Elasmoterio. Mischiandolo però col discorso del rinoceronte lanoso, e ripeto, sono due cose diverse, però vabbè. Antenati o cugini dei moderni rinoceronti. Il rinoceronte lanoso era comune in tutta Europa. Madonna, e in Asia soltanto 28.000 tutto. Anni fa, ed essendo la sua scomparsa o estinzione abbastanza recente, sarà facilmente possibile trovare un animale abbastanza vicino lanoso. Geneticamente okay. Parlando a questo animale antico da poter utilizzare come madre surrogata. Prima però bisognerà ricavare abbastanza DNA intatto dai resti di queste creature, cosa per cui non dovremmo avere troppi problemi. No, aveva ovviamente. Gambe tozze e uno spesso mantello lanoso. Non questa caratteristica problemi. Lo rendeva adatto ad ambienti molto freddi della tundra durante l'era glaciale. La caccia umana però in molti documenti è accusata come fonte, diciamo, causa principale della loro estinzione. Quindi gli scienziati vogliono reintrodurli per rimediare al fatto che li abbiamo estinti. Ma in realtà non è così, cioè. Sono più cose a livello di come dire, di tigre dai denti a sciabola. Certo, questo animale è forse DNA, uno degli animali estinti più famosi al mondo, essendo anche presente nei film dell'era glaciale. Si tratta di un animale che è stato cacciato fino alla completa estinzione, proprio da noi umani, no, guarda caso. Durante il loro apice, le tigri dai denti a sciabola potevano essere ritrovate in Turchia e in gran parte dell'Asia centrale, anche in Cina nord-occidentale. No, allora, sta facendo un po' di confusione. Lo smilodonte, se con tigre dai denti a sciabola intende lo smilodonte, il record fossile è limitato con due specie al Nord America e una al Sud. Turchia, Asia, così, forse sta parlando di più, cioè tutti i felini con i denti a sciabola, quindi machairodontini, però non mi ricordo mai il record fossile dei machairodontini in Asia e Turchia, o forse addirittura potrebbe aver fatto un mischione con l'homotherium, non lo so, non mi ricordo com'è il record fossile di questo animale in Asia, però sicuramente lo smilodonte di per sé non c'è in Asia né in Turchia. Vinsero completamente intorno ai 30.000 anni fa. No. Alcuni scienziati vogliono riportarle indietro, reintroducendole grazie alle tigri siberiane, che sono quasi identiche riguardo ai loro vecchi habitat, dove si aspettano che appunto si adatti questa nuova creatura ibrida. Ma tutto questo dovrà essere fatto gradualmente, leone, e studiando caso, attentamente l'effetto di questi animali sulla fauna locale, oltre che anche su noi esseri umani. Insomma, perché queste tigri dai denti a sciabola non sono di certo note per essere fragili o docili con noi umani, soprattutto dopo quello che gli abbiamo fatto. No, non sono note per essere alcunché con noi umani in realtà. L'uro è un antenato del bestiame Aurox, e poi dice uro, o dici uro, Aurox è il nome, oddio. Aurox è, Aurox, al singolare è il nome, diciamo, anglofono dell'uro. Però che dici Aurox e poi dici Uro. Però detto è l'antenato del bestiame domestico. Sì, questo è vero. Inteso ovviamente le mucche. Domestico che viveva in Europa, Asia e Nord Africa. Questa antica bestiola era stata domesticata antica dagli bestiola. Antichi abitanti dell'India e dell'Eurasia circa 10.000 anni fa. Si non considera infatti che l'uro sia l'antenato comune dei bovini moderni. Sfortunatamente però questa specie no, è stata... Non l'antenato comune dei bovini moderni. Che vuol dire sta roba? Antenato diretto dei bovini moderni. Antenato comune è tra una rosa e un'altra, capito? Cioè, è stata dichiarata estinta nel XVII secolo, quando gli ultimi uro morirono di malattia. Gli scienziati vogliono riportarli indietro attraverso l'allevamento selettivo di specie di bovini, che portano un po' di DNA di uro. A tal fine, diverse equipe europee allevano selettivamente bovini... Durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania... Grammarly. Invece durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania, e ve l'ho raccontata in un podcast questa cosa, quindi se volete la storia dell'uro in quel senso la trovate tutta lì. Grazie mille Matteo per l'abbonamento a Prime. Dall'altro, ecco, leverò sempre l'audio durante le pubblicità per non far partire musiche protette come copyright, perché ultimamente sono un po', diciamo, stringenti le maglie in questo senso, quindi...
pratica stanno già ora allevando bovini geneticamente modificati in modo da arrivare ad un risultato finale che sia il più possibile simile all'antico Uro. Cioè, nonostante il fatto che il nuovo Uro non sarà identico in tutto e per tutto a quello estinto, gli scienziati credono che non ci saranno molte differenze. Le possibilità di successo di questo esperimento sono molto alte, anche perché i bovini sono stati letteralmente ricavati dall'accoppiamento selettivo di antichi Uro. Numero 4. Il dodo. Il dodo è forse l'animale estinto più famoso del mondo. Si è evoluto senza predatori naturali. Ogni animale estinto è il più famoso del mondo, o il secondo più famoso del mondo, o uno dei più famosi. Ma gli umani, che sono arrivati sulla loro isola natale, ossia la Mauritius, ne hanno approfittato e li hanno uccisi tutti per il cibo. No. I dodo, infatti, non erano spaventati dagli umani, perché non avevano predatori prima di allora sulla propria isola. E dall'inizio alla fine del XVII secolo, tutti i dodo erano stati spazzati via proprio perché erano una fonte di cibo facile da catturare. Non era nel 2007 gli scienziati hanno trovato lo scheletro di dodo meglio conservato di sempre, che potrebbe contenere preziosi campioni di DNA. E una volta trovato anche un animale ancora in vita che sia geneticamente vicino al dodo, potremmo finalmente rivedere questo animaletto tutto carino e coccoloso in carne ed ossa. Ancora una volta, però giù le maniche, questa volta non ce lo mangiamo. Mammut lanoso. Quando si parla di resuscitare animali, nessuno può omettere il discorso sul portare in vita i mammut. Queste sono probabilmente a gara con le altre creature estinte più famose al mondo, e anche i mammut sono stati visti in film come L'Era Glaciale e numerosi altri. Le carcasse di mammut lanosi sono state congelate e conservate nei permafrost, ha permesso agli scienziati di accedere al DNA ben conservato di essi. Questo è vero. Moltissime persone al mondo sono letteralmente dei veri e propri fan di questo animale e aspettano ormai da diversi anni che questi animali vengano resuscitati, in modo da poter vedere la loro mastodontica presenza dal vivo. E sembra che siano sempre più vicini al successo di alcuni esperimenti, alcuni scienziati. Beh, io ve l'ho detto, io ci crederò quando lo vedrò. Di questa cosa. Comunque, per parlare del discorso del mammut, anche qui vi rimando al video che ho fatto sul mammut dove parlo anche di questa roba. Potrebbero darci proprio quello che vogliamo, ma come sempre. Non vedo. Scusate. Xanderdroid 88, 3 euro. Grazie mille. Se poi abbasso un po' il volume del video, non si sente la tua voce. Ma avevate detto che era a posto. Mi sono fidato. Avevi detto una bugia? Beh, male, non si dicono le bugie. Capito? Grazie mille. Ci sono ancora un paio di problemi da superare. L'ultima popolazione isolata di mammut lanosi viveva sull'isola di Wrangell nell'oceano Artico fino a 4.000 anni fa, ma gli scienziati contestano se fossimo responsabili della loro estinzione in questo caso. Gli scienziati devono provare che una popolazione di mammut possa sopravvivere in modo sostenibile in un ambiente come la Siberia, senza arrecare danno alla flora o alla fauna locale, più che altro. E allo stesso tempo impedire la caccia, oltre che garantendone la sopravvivenza, in autonomia. Recentemente sono anche stati trovati i resti di un mammut che ha vissuto fino a solo poco più di 3.000 anni fa, con parte del pelo ancora intatto. Con una grande quantità di campioni di DNA da poter fare dei curiosi. Grazie mille per l'abbonamento. Con madre surrogata. Proprio per quest'ultimo motivo, resuscitare un mammut è più facile che riportare in vita qualche altro animale. Molti scienziati infatti stanno lavorando ad una combinazione di DNA tra mammut ed elefanti per creare un ibrido reale molto vicino in somiglianza a quelli che erano un tempo i mammut originali, con esattamente gli stessi tratti distintivi con cui riusciamo a riconoscerli in film e videogiochi. Numero 5. La tigre della Tasmania. Il Thylacine, o tigre della Tasmania, è l'unico marsupiale ad entrare in questa lista. Probabilmente non è come nessun altro marsupiale che tu possa mai immaginare, perché si tratta di un marsupiale tigre. Già, è strano. La tigre della Tasmania non è proprio una tigre, ma era capace di cacciare attivamente proprio quanto una tigre, ossia il bestiame dei coloni europei in questo caso. E proprio gli umani, però, guarda caso, hanno messo fine alla loro intera razza, annientando completamente tutti gli esemplari della specie, fuorché uno che era rimasto in vita in uno zoo privato australiano, fino alla sua morte naturale all'inizio del 1900. Anche se un tempo viveva nell'Australia continentale e in Nuova Guinea, alla fine fu limitato solamente alla Tasmania fino agli anni 30, quando si estinse. Nel 2002 era stato intrepreso un progetto per resuscitare questa bestiola come modo per chiedergli scusa, ossia riportando in vita la razza ormai scomparsa. Dopo due anni di tentativi e studi, si è arrivati alla conclusione che il DNA salvato dall'ultimo esemplare chiuso in un barattolo di alcol era troppo danneggiato per l'utilizzo come fonte di DNA, e il progetto è stato chiuso nel febbraio del 2005. Altri tre anni più tardi, gli scienziati erano però riusciti con successo a ricavare campioni di DNA intatto e capendo come utilizzare i geni della tigre della Tasmania nell'embrione di un topo,
Inoltre, dopo la scoperta che i diavoli della Tasmania possono portare parte del suo DNA, diciamo che è possibile adesso utilizzarli come madre surrogata. E si sono quindi riprese le ricerche e sembra che si sia molto vicini alla possibilità di dare nuova vita alla tigre della Tasmania. Pazzesco. Numero 6. La gallina brughiera. Cos'è la gallina brughiera? Visse nella costa del Nord America fino al 1932. Cos'è la erano gallina la base brughiera? Di cene deliziose e probabilmente erano anche il cibo preferito per la festa del primo ringraziamento dei pellegrini americani. Okay. Gli americani li hanno praticamente mangiati tutti, okay. Il che li rende non un altro buon candidato per la de-estinzione. Non mi ricordo che sottospecie... Numero 7. Piccioni viaggiatori. Ah, l'ha proprio così, en passant. Ci ha buttato la sottospecie estinta tetraone e poi boom, basta. Ok, bene. Con così tanti piccioni in giro, è difficile immaginare che una specie di essi si possa estinguere. Questo è proprio quello che è accaduto ai piccioni viaggiatori, che si sono estinti dopo aver vissuto in enormi stormi per tutto il XX secolo. Piccione viaggiatore si chiama Colomba migratrice, però vabbè. Su vasta scala come cibo per gli schiavi, fino a quando l'ultimo morì nel 1914. No, il cibo per gli schiavi è un accidente, lo mangiamo a tutti. Smerciavano tipo i nidiacei e le uova addirittura. A New York ne smerciavano migliaia al giorno. C'ho il video anche sulla colomba migratrice, tra l'altro, sul canale. I piccioni viaggiatori hanno diversi parenti viventi, inclusi i 17 piccioni del gruppo Patagioannas. Numero 8. Alce irlandese. Le alci irlandesi erano uno dei più grandi cervi mai visti sulla Terra e gli scienziati sono attivamente coinvolti in diverse parti del mondo nel tentativo di resuscitare queste alci. No, c'è solo un credo problema però che io sappia mai. Scegliere però la madre surrogata perfetta in base ai campioni di DNA recuperati dal permafrost in Siberia. E dai, i resti più recenti della specie sono stati datati al carbonio a circa 7700 anni fa in Siberia. Il cervo rosso o il daino potrebbero avere alcuni geni simili e per questo motivo sono alcuni dei candidati per la possibilità di riportare in vita questa bestia dalle corna veramente giganti. Palco, infatti gli scienziati corna. Affermano che l'altezza di una di queste alci poteva arrivare non a superare i 2 metri di altezza, mentre l'apertura delle loro corna poteva andare da punta a punta superando facilmente i 4 metri di larghezza. No, in pratica metri e mezzo, una sola delle corna un po' troppo. Era più grande delle dimensioni medie di un normale essere umano. Numero 9. Il picchio imperiale. Il picchio imperiale potrebbe essere ancora vivo, ma non è stato visto in giro da più di 50 anni. È ufficialmente elencato come in pericolo di estinzione barra forse estinto, perché gran parte del suo habitat è stato distrutto dagli esseri umani. Se è estinto, gli scienziati vogliono riportarlo indietro per compensare la sua perdita. Il problema è che non sappiamo nemmeno se sia veramente estinto, in quanto nessuno è mai andato a controllare. C'è anche il video sul megalocero. Non è in cima alla lista. Sembra che sta reaction che vogliamo sia fatta apposta per sulla far spammare lista, video già fatto. Comunque, però. Numero 10. Il Moa. Il Moa era un gigantesco uccello incapace di volare, sto nativo della Nuova Zelanda, bene. Che raggiungeva i 3 metri e mezzo di altezza e pesava più di 250 kg. Si estinsero a causa della caccia eccessiva con le doppiette, da parte dei Maori nel 1400 e si è scoperto che i loro parenti più stretti erano il tinamus sudamericano, il quale potrebbe contenere alcuni dei loro geni e questo renderebbe possibile riportare in vita questi giganteschi uccelli. Nel caso questo verrà riportato da... in vita però, sono Not abbastanza sicuro che sarà solo per essere di utilizzato come carne al macello. Che la conseguente creazione di turismo per degustatori di carne. No, ma perché? E questi ragazzi erano 10 degli animali sulla lista di quelli che veramente nel prossimo futuro possiamo riportare in vita. Certo. Cosa ne pensate? Quale dovremmo riportare in vita? Veramente nel prossimo futuro? Secondo me nessuno di questi. Posso dare il beneficio del dubbio al mammut, ma si parla di molto tempo. Comunque. Allora, il prossimo video si chiama... Attenzione. Lato positivo, attenzione. Megalodonte versus T-Rex, lo scontro finale. Oddio, eccoci, già qui 04. Madonna, e qui siamo... sì, attenzione, qui... un attimo, scusate, ragazzi. Allora, sei il secondo, eh? Il primo è stato Luca. Diverso dall'altro. Piaciuto? Bello, eh? Impressionante, è la parola giusta. È costato 50.000 animato di parassiti sto verso. Prego. Non abbastanza. Dice ok, perfetto. Il cinghiale farfalla si può riportare in vita all'estinzione? Allora, no, perché è lui che la porta all'estinzione. Quindi, come dire.
ed è ovviamente ancora vivente, è leggendario, ovviamente ce n'è uno, però insomma. Allora, dicevamo, questo video simpatico si chiama Megalodonte vs T-Rex, lo scontro finale. E qui, ragazzi, si volerà altissimi, presumo, perché che cosa mai può andare storto? C'è anche Megalodonte vs Medusa qua. Comunque, vabbè, diciamo che sia Megalodonte sia Tirannosauro sono alcuni degli animali preistorici che trascendono, diciamo, lo status di animale e arrivano a quello di mostro mitologico. E ho fatto un video per tutti e due sul canale. Martedì prossimo uscirà un altro video su un animale di questo tipo, cioè un altro animale preistorico che viene tipo mitizzato come fosse un mostro di incredibile furia e feroce, nonostante su di lui, come mi premerà farvi vedere, non è che si sappia molto. Si aprono, come dire, le opinioni su chi potrebbe essere. Giustamente Sebanf 99, a partire dall'habitat in comune si prevede uno scontro epico, certo, perché chiaramente, no? È chiaro. Ah, c'è anche Megalodonte versus Kraken sul lato positivo. Deve essere appassionato di film di kaiju. Signore e signori, benvenuti alla lotta del secolo. Nell'angolo a sinistra si trova il dinosauro più famoso di tutti i tempi, Tyrannosaurus Rex. Naturalmente scritto col trattino, perché sia mai. Chiamiamola Tyrian. Circa 70 milioni di anni fa, era una vera regina in vaste aree dell'America del Nord. Nessuno avrebbe potuto batterla in una normale battaglia. Beh, tranne un meteorite. Spoiler. Nell'angolo a destra si trova l'incubo del mare, il Megalodonte. Questo si chiama Megan. Questa specie si è estinta circa 3 milioni di anni fa, ma il suo mito resiste ancora. È il più grande squalo che sia mai esistito ed era il super predatore dei suoi tempi. Entrambi i combattenti sono i più grandi predatori della loro categoria. Ma cosa succede quando si incontrano faccia a faccia? Per scoprirlo, passiamo alla prima sfida. Joana le Carter. Dimensioni. Ah, ok, pensavo, passiamo alla prima sfida, tipo il triathlon, e poi dopo il judo, e poi dopo salto con l'asta. Chi ne faceva di più alla fine, che accumulava più vittorie. No, invece no, è le dimensioni. Spero che non facciano un core creating da Tyrannosaurus e Megalodon. No, scherzo. Il più grande T-Rex mai trovato si chiamava Scotty. Ehi, ehi, picchiami! I suoi fianchi erano alti circa 3,6 metri, ma se Scotty avesse raddrizzato la schiena, sarebbe diventato circa 13 metri. Sì, sono tre... si metteva in piedi sulla coda, certo, Scotty. Tre giraffe una sopra l'altra. E se per caso qualcuno avesse voluto accarezzargli il naso, sarebbero servite 7 persone, credo, in piedi una sopra l'altra per raggiungerlo. Anche se il nostro T-Rex non è il più grande del suo genere, Tyrianna rimane comunque uno dei più pericolosi. Ma ora Tyrianna, vediamo le dimensioni del suo avversario. Tyrianna, ma come si fa? Tyrianna contro Megan, perché Megan, Megalodonte, ha vinto. La dimensione del Megalodonte è ancora controversa. Il fatto è che gli unici resti di questo antico squalo sono denti e vertebre. Quindi gli scienziati possono solo ipotizzare le reali dimensioni di questo squalo. Ma tra l'altro, è uscito un paper non moltissimo dopo quando io ho fatto il video sul Megalodonte, purtroppo, se no ce lo mettevo, che ha, diciamo, stimato le dimensioni in modo migliore, credo si fosse arrivato a 16 e qualcosa, aveva fatto delle analisi morfometriche tra diversi squali, era interessante, aveva fatto anche una reference molto carina dello, insomma, per quanto riguarda il discorso per chi lo vuole ricostruire, eccetera. Infatti magari in futuro nei modellini vedremo infilarcelo. Anche secondo i calcoli più prudenti sarebbe più grande del T-Rex. Il Megalodonte era lungo circa 15 metri, più lungo di uno squalabus. Non è solo lo squalo più massiccio squalabus che sia mai esistito, la... ma anche il pesce più grande del mondo. Il suo maggior concorrente in termini di dimensioni è un moderno squalo balena, che risulta comunque più piccolo di 3 metri. Quindi, nella categoria delle dimensioni, il Megalodonte non ha lasciato alcuna possibilità al T-Rex. Il primo punto va allo squalo gigante, la sfida successiva riguarda il peso. Cominciamo da Megan. Di solito gli adulti potevano pesare tra le 27 e le 59 tonnellate, diciamo come tre elicotteri per il trasporto di carichi pesanti.
o quasi come un carro armato. Poi, alcune case in legno pesano meno del megalodonte. Il suo unico concorrente nel mare è la balena blu. Cosa risponde il T-Rex a questo? Azzurra. Blue whale è il nome anglofono, però in italiano è balenottera azzurra, non balena blu. Anche se si tratta di un predatore incredibilmente grande, il T-Rex più grosso poteva solamente raggiungere un peso di 14 tonnellate, relativamente piccolo per le sue dimensioni. Sì, le Zictis. Il T-Rex a volte poteva risultare lento e maldestro, ma alcune delle sue ossa erano cave. Questo riduceva il suo peso complessivo. Cosa vuol dire? Grazie a questo riusciva ad essere più veloce e più agile senza perdere forza. Vediamo però che Megan pesa almeno 3 volte Tyrion. Quindi assegniamo un altro punto al megalodonte. Analizziamo adesso la velocità e l'agilità. Secondo diverse stime, il Tyrannosaurus Rex poteva raggiungere velocità comprese tra i 17 e i 72 km. Sì, che 72 km, che è una macchina. Se ti garberebbe. No, le stime più recenti erano a 20. Metri orari. A titolo di paragone, la velocità dell'uomo più veloce sulla Terra è di soli 26 km orari. Fate voi i conti. Non avremmo avuto la possibilità di evitare di pranzare con... Ma di che si scusate, parla? Essere il pranzo del T-Rex. Ma che dire dell'agilità? Tyrion sembra essere grande e maldestra. Tuttavia, il T-Rex aveva un ottimo equilibrio grazie alla sua coda massiccia. Inoltre, era in grado di girarsi e cambiare direzione molto velocemente. E guardate le sue gambe. È chiaro che non salta mai l'allenamento sì, ma Lorenzo, in palestra. Sì, anch'io sto cringiando. Ora diamo un'occhiata all'avversario, Megan. Gli studiosi hanno scoperto che il megalodonte poteva nuotare ad una velocità di circa 18 km orari. Sì, 18 km orari è un po' poino. Ora, vabbè, non che dovesse andarci veloce, ma nel senso, io penso che negli scatti per fare da sotto alle balene andasse più veloce, ecco. Comunque sì, 14 tonnellate è troppo. Se è passato non l'ho visto. Sì, 7-8 tonnellate, forse qualcosina in più, ma sì, 8 tonnellate è un'ottima stima, cioè non... via. Pisellone Omega, tra 17 e 72 km orari è come dire sono nato tra il 1900 e il 2000. Che cazzo mi sta a significare? Sì, ma infatti... Una velocità sufficiente per diventare un predatore assoluto, anche se più lento di molte altre specie. Doctor per esempio, Potassio, la creatura predatore marina di terre, più veloce sì, è il pesce vela, che può comunque raggiungere i 109 km orari, circa 30 metri al secondo. Ma il megalodonte, a causa del suo peso elevato, non era in grado di girarsi o cambiare rapidamente direzione. Immaginate un auto articolato che deve fare un'inversione a U. Così l'attacco doveva essere studiato attentamente. Un fallimento avrebbe comportato una nuova preparazione e avrebbe dato modo alla preda di fuggire. In questo round il T-Rex ottiene finalmente il suo primo punto. Ma siamo ancora 2-1 a favore del megalodonte Megan. Ok, passiamo alla categoria successiva, abilità nel combattimento. Il megalodonte era sicuramente il miglior predatore del mondo acquatico, non solo per le sue dimensioni e la sua massa, ma anche per la sua intelligenza. Gli scienziati hanno trovato tracce di denti di megalodonte su resti delle balene. Hanno concluso che Megan puntava ai punti più deboli della sua preda. C'è un cane dinosauro mentre sta parlando del megalodonte. Preda e conosceva l'esatta posizione degli organi vitali. Altri resti delle vittime di Megalodon avevano molte fratture ossee. Questo suggerisce che spesso i predatori sfruttavano il loro peso diventando dei veri e propri arieti. Un megalodonte di 50 tonnellate avrebbe potuto facilmente sfondare una parete di cemento. A volte preferivano attaccare prima la coda e le pinne delle balene per immobilizzarle, per poi finire la vittima in difesa. Una mossa degna di un eccellente stratega. La preda del megalodonte non aveva alcuna possibilità di salvarsi. Quindi questo squalo aveva due tecniche principali, ariete e morso finale. L'arsenale del T-Rex invece è molto... Due tecniche principali, ariete e morso finale, cos'è, tipo... Special Beam Cannon, che... più ampio. Come il megalodonte, il suo morso era più forte del suo genere e in qualche modo anche il T-Rex poteva diventare un ariete. Anche se il suo peso non era massiccio come quello di un megalodonte, Tyrion era in grado di raggiungere una velocità molto più elevata. Di conseguenza, il suo impatto poteva risultare molto più potente ma di quello poi, di uno squalo. Cosa, inoltre, poteva colpire con la coda e le sue gambe dotate di una forza tremenda potevano trattenere la vittima. Senza dubbio, l'arsenale del T-Rex era molto più vario. Quindi questo punto va al dinosauro. Ora è il T-Rex era un 8-8 travolgere, capito? Quindi megalodonte. Momento di un premio speciale. Il premio della simpatia del pubblico. Che il T-Rex è senza dubbio il dinosauro più famoso di tutti i tempi. È apparso in diversi film, serie TV, cartoni animati, videogiochi e persino nei francobolli e nei meme.
Il suo scheletro nel Museo Americano di Storia Naturale è il più riconosciuto al mondo. Inoltre esistono molte storie che lo riguardano. Ad esempio, l'idea che fosse in grado di vedere solo oggetti in movimento. In un famoso film, i protagonisti sono riusciti a mettersi in salvo da un T-Rex, rimanendo semplicemente immobili al loro posto. Beh, prima di tutto, un dinosauro avrebbe potuto facilmente sentirne l'odore. In secondo luogo, il T-Rex aveva una visione eccellente, una definizione 13 volte migliore di quella degli umani. Il megalodonte, invece, ha la reputazione di un vero demonio. Moltissimi spettatori in tutto il mondo ricordano perfettamente una terribile scena in cui un megalodonte distrugge una barca da pesca. Una scena cult come poche altre. Ma dato che abbiamo a disposizione... Shark Attack 3, tipo. Questa è una persona che sta guardando dei fossili su delle bancarelle, va bene. Così anche pochi dentro, resti, okay. Possiamo solo indovinare che aspetto abbia avuto nella realtà. C'hanno l'account Instagram, ok. Quindi, su Instagram, il T-Rex sarà... No, Mosi 3939, ma che cosa vuol dire? Sarebbe molto più popolare. Il T-Rex prende questo punto. Andiamo avanti. Il punteggio è di 2 a 2. Il risultato della battaglia, quindi, sarà deciso dall'ultimo round. Che cos'è? È una partita a poker. Dove il premio simpatia? Strumenti di combattimento. Il T-Rex aveva il morso più potente... C'erano le tecniche di combattimento e anche gli strumenti di combattimento. Quindi ci avevano ognuno un armamentario particolare. Insomma, vedremo un po'. Del suo genere. Poteva facilmente rompere ossa di dinosauri molto più grandi di lui, ma la potenza del suo morso era limitata dai suoi denti. Avevano un debole strato di smalto ed erano piuttosto fragili. No, anche che i denti del tiranosauro erano piuttosto fragili, non so su che dove l'abbia letto, ma è tutto il contrario in realtà. Cioè erano delle banane spacca ossa. Se si ricostruivano abbastanza velocemente. Le sue zampe anteriori avevano artigli affilati. Cioè, abbastanza velocemente, ci voleva 2 anni a fare un dente intero. Erano un'arma per lo più inutile, a causa della loro struttura. Il megalodonte aveva un solo strumento pericoloso, i denti. Questi però potevano competere con tutto l'arsenale a disposizione del T-Rex. I denti del megalodonte erano di forma triangolare e lunghi 18 cm, sì, i denti tanto, più grandi che siano mai esistiti. E ne aveva ben 250, disposti su 5 file, ciascuno incredibilmente aguzzo ed in grado di penetrare attraverso la spessa pelle delle balene. Inoltre, la mascella del megalodonte era larga 6,5 piedi. Una persona adulta poteva facilmente entrare. Ma non per molto tempo, perché il megalodonte aveva uno dei morsi più forti del nostro pianeta. Ecco il gong. Significa che è il momento di iniziare la lotta. Questi due predatori si scontrano sulle coste del Nord America. Come ci sono arrivati? Ok. I megalodonti vivevano per lo più in acque profonde, ma a volte... No, vivevano abbastanza vicini alla superficie e comunque... Oh, Filippo, grazie mille per l'abbonamento. Ci vediamo domenica per la one shot masterata dal buon Filippo, eh? Cacciavano vicino alla riva. Anche il T-Rex viveva in questa zona e ora questi due predatori... Ma cosa fa il T-Rex in mezzo al mare? Faccia a faccia. A parte l'epoca, in acque poco profonde, il megalodonte diventa ancora più lento e il T-Rex sfugge facilmente al suo morso. Ma attaccare lo squalo appare molto difficile perché le dimensioni del corpo di Tyrianna non le permettono di immergersi sott'acqua. Il T-Rex decide di ritirarsi in acque ancora più basse. Il megalodonte Megan salta cercando di mordere il dinosauro, caricandolo con tutto il suo peso di 50 tonnellate. Il T-Rex perde l'equilibrio e cade. Ora niente può aiutarla. Oh oh! Il megalodonte dimostra ancora una volta di meritarsi l'appellativo di predatore assoluto e che avrebbe potuto facilmente sconfiggere il dinosauro più famoso del mondo. Ah, finisce così, è brutto. Vabbè, perfetto. Io direi andare avanti e non stare più di tanto dietro a questo... Ok, questo è un canale invece che si chiama Imabon e sono gli 8 animali più grandi che siano mai esistiti. Attenzione. Il nostro mondo ha letteralmente miliardi di anni, per questo motivo sono esistite creature a dir poco straordinarie. Anche quelle di oggi non sono per niente male e andremo a vederne alcune che non soltanto erano enormi ma anche mostruose. Nel senso buono o cattivo lo lascio decidere a voi. Come sempre, se siete seduti o sdraiati ho una mezza via, quindi seduraiati e partiamo. Aspidochelone.
Può sembrarvi il nome di una medicina, ma non lo è per niente. Anzi, parliamo di uno dei mostri a mio parere più spettacolari mostri, e belli mai visti, forse, anche se io non l'ho mai visto. È chiamata Balena Isola, oppure Zaratan. È un leggendario mostro marino, con la forma di un'enorme balena o tartaruga. Anzi, in realtà sembra essere molti animali differenti. Nei racconti non si decidono mai. Alcuni pensavano pure che fosse un elefante gigante con in groppa un'isola e un intero paese. Ma cosa vuol dire? Beh, la leggenda di tale bestione risale alla mitologia norrena, dove non si faceva altro che parlare di certe cose. Molti vichinghi, marinai e pirati hanno affermato in antiche scritture di essere approdati per sbaglio su un'isola che sembrava quasi viva e che si spostasse. In effetti era così, perché tornando sul luogo una seconda volta non trovavano mai questo essere nella stessa posizione. L'aspido chelone è stato usato poi in moltissimi film e libri odierni. È l'animale più famoso presente nei racconti di Sim. Scusami. Ok, va bene. La balena isola. Simbad. La notte sparisce sott'acqua e di giorno ma torna, ripeto, su per godersi il sole, credo. Cioè, e voi l'avete mai dire? Visto, mai sentito nominare? In quali film o telefilm o libri? Perfetto, benissimo Filippo, mi preparo. Dopo questo video saprò tutto sulla spidocchia. Coccodrillo più grande. Cioè, gli otto animali più grandi mai esistiti sono il primo è l'aspido chelone, che è una creatura mitologica, cioè una balena isola. Il secondo è coccodrillo più grande. Ci sono state storie di coccodrilli che mangiano esseri umani in passato, ma quasi Ce ne sono tuttora, però vabbè. Nessuno di questi, secondo i racconti, erano grandi come quello catturato nelle Filippine nel 2011, precisamente provincia di Agusan del Nord. Questo essere da più di 6 metri di lunghezza e con un peso da una tonnellata era stato catturato da alcuni abitanti della città. Cavolo, che coraggio. La fortuna per loro è che si era mangiato un intero bufalo d'acqua il mese prima e, visto che stava ancora digerendo, non era in grado di mangiarsi nient'altro o di reagire in modo reattivo. Non lo avevano preso perché gli andava di fargli del male, ma semplicemente perché era stato il responsabile anche della scomparsa di alcuni pescatori durante quell'anno. Solitamente non mangiano gli esseri umani questi animali, ma può essere, secondo le ricostruzioni, che abbia fatto affondare varie barche. Volevano capirci qualcosa di più ed erano andati in perlustrazione un giorno. Ben 100 persone hanno contribuito alla cattura, usando una trappola veramente grossa. Scimmie giganti o... Beh, avrete tutti sentito le storie sui Bigfoot, vero? O sugli Yeti? Sembra non siano poi tanto delle storie. In fondo di verità può anche esserci, ma cosa saranno di preciso quelle creature riprese in telecamere nei boschi? Che da anni appaiono su internet e lasciano le persone con più domande che risposte. Più che usare nomi così complessi e leggendari, possiamo semplicemente chiamarle scimmie giganti. Nel nome scientifico Gigantopithechi. Vissero ben 9 milioni di anni fa e le loro misure facevano paura. Erano le più grandi scimmie mai apparse sulla Terra, con un'altezza stimata fino a 3 metri quando eretti ed un peso di circa 540 kg. Anzi, alcuni esemplari probabilmente superavano i 3 metri e raggiungevano anche la tonnellata di peso. Magalli. Si dice che queste creature siano in qualche modo collegate agli orangotango di oggi. Prosperavano nei boschi e quando hanno cominciato a sparire anche loro sono morti lentamente, o almeno quasi tutti. Chi lo sa, magari i Bigfoot ripresi in camera visto, sono ragazzi, appunto gigantopitechi. È chiaro. Il pesce più grande. Okay. Chi sa dirmi qual è il pesce più grande del mondo? Ovviamente se avete risposto balenottera azzurra, beh, avete sbagliato. Queste ultime tecnicamente sono mammiferi, ma comunque la parola balena c'è nel nome. Basta aggiungerci squalo, quindi squalo balena, è anche lo squalo più grande in assoluto. Ma al contrario di ciò che si può pensare, non è aggressivo e non farebbe del male a una mosca. Anzi, moltissimi sommozzatori sognano di scattarsi una foto e nuotarci insieme. Ha una dimensione che può superare i 12 metri. Si nutre principalmente di krill e plankton e altri esserini minuscoli. Amano farsi i cavoli loro e non sono affatto una minaccia per noi. Nonostante abbiano più di 3.000 denti affilati, non ne utilizzano nemmeno uno. Filtrano tutto il cibo semplicemente aprendo la bocca, come vorrei fare io. Situata nel muso molto appiattito. Va bene, ok. Il carnivoro più grande. Esistono sicuramente tanti animali mangiatori di carne estremamente pericolosi nel mondo. Insomma, parlo dei carnivori, ma scommetto che in pochi riuscirebbero a dirmi quale sia il più grosso in assoluto ad oggi. La risposta è proprio un animale inaspettato, cioè l'elefante marino, entrato appunto nel Guinness per questo. Il più grosso può raggiungere i 4.000 kg di peso e i 4 metri di lunghezza. C'è una cosa misteriosa che in tanti ancora non riescono a spiegarsi, però. Più grande, cioè da dove si presumo. Siano originati gli elefanti marini. Si pensa nell'Artico e che quindi quello sia il loro paese natale, ma non ci sono prove e tracce che ne confermino le origini. Come mai?
Sono arrivati da un'astronave aliena? Certo. O volando? Queste altre domande rimarranno per tanto tempo senza risposta, ma sappiamo per certo che è un carnivoro con i fiocchi. Un altro dettaglio è che spesso le femmine sono le dominatrici pure, con altezza e peso quasi il doppio di quelle dei maschi. Ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? È l'esatto contrario. Cioè, l'elefante marino è uno degli esempi di dimorfismo più spinto. Cioè, i maschi sono tipo enormi. È proprio il contrario di quello che ha detto. Va bene. Ah, bellissimo, tra l'altro. Più grande. Bellissimo dall'alto, imperatore in Ofrasia, giusto, artico, entrambe le specie sono praticamente distribuite interamente nell'emisfero australe. Top. Ma tutti piacciono gli animali quando non volano. DMM13, ma il carnivoro più grande attualmente credo sia il capodoglio. Sì, però lui credo che intenda il mammifero dell'ordine dei carnivori più grande, nel caso credo proprio che sia l'elefante marino. Quando volano e appaiono all'improvviso, gli infarti sono assicurati ed è per questo che, nonostante siano del tutto innocui, i pipistrelli giganti sono ritenuti tra i volatili più spaventosi. Vivono ovviamente nelle Filippine, ormai avrete capito ovviamente, che le cose più strane e spaventose sono sempre lì. Le persone si fanno pure le foto come niente fosse. Ovviamente io scapperei tipo a gambe levate. Raggiungono i 30 cm di lunghezza, in alcuni casi anche i 50, appunto, superando i 2 metri di larghezza con le ali aperte. Il nome originale è volpe volante per via del muso. Vivono la maggior parte della loro vita in gruppo sopra gli alberi, appesi bene su dei rami, raramente separati. Le colonie spesso raggiungono i 500 componenti. Il ragno più grande. Esatto, mai esistiti sono animali mitologici e poi viventi oggi. Perfetto. Visto che stiamo parlando di ormai ogni genere di mostro gigante, che ne dite di aggiungere il solito punto ragnesco alla classifica animalesca? Kumonga. Eccovi la tarantola golia, che arriva a pesare anche 170 grammi, 170 in alcuni esemplari pure i 200. Il maschio arriva a misurare 20 cm e la femmina 30. Immaginate, per avere un'idea, di tenere un ragno in mano. Ecco, quella è la dimensione con le zampe, che ovviamente arrivano a raggiungere la lunghezza pure dell'avambraccio. State tranquilli, vive nelle foreste amazzoniche e in Italia non dovremo avere a che fare con questo animale. Speriamo. Le sue armi principali sono il suo veleno e i peli. Questi ultimi possono produrre, in momenti di pericolo, un suono fastidioso, Filippo, stregando mai le adorabili zampine. Non essendo un pericolo per l'essere umano, a quanto pare, alcuni li allevano in casa. Come cani da compagnia, non so come facciano a dormire tranquilli. Cani da compagnia. Pellicano dalmatico. Non soltanto il pellicano più grande del mondo, ma forse anche il più bruttino secondo tanti. Come ti permetti? Raggiungere una lunghezza di 170, massimo 190 centimetri. La lunghezza? Aspetta, scusa. Pellicano? Come l'ha chiamato? Aspetta. Scusate, ma... Dalmatino, che cazzo era? Ok, Pelecanus crispus, mi dice Wikipedia. Ok. Può raggiungere la lunghezza di 170-190 cm, un peso di 11... vediamo se ha preso pari pari da Wikipedia. Un peso di 11-15 kg, un'apertura di circa 3 metri. Un peso di 11, massimo 15 kg, ed un'apertura alare di circa 3 metri. Perfetto! Il che lo rende uno dei più grandi e pesanti uccelli che volano. Ehi, non tutti quelli chiamati uccelli riescono a volare, ma di questo parleremo in un futuro prossimo. L'uccello più pesante volante è un volatore volanti, elegante, e gli spostamenti avvengono spesso in stormi che si muovono in sincronia tra loro. È diffuso dall'Europa sud-orientale fino all'India e alla Cina. Vive nelle zone paludose, negli acquitrini bellissimo o nei laghetti con acque poco profonde. Sfortunatamente sono a rischio estinzione, visto che i loro habitat vengono distrutti dall'essere umano. Ad oggi è molto difficile vederli in cielo e nel caso vi consiglio... Ok, va bene. Questa si chiama "E se la tua città fosse invasa da formiche giganti?" Il lato positivo. Andiamo, ora che siamo caldi. Un allarme risuona dagli altoparlanti in tutto il quartiere. Salti giù dal letto confuso. L'allarme continua a tutto volume. Corri sul balcone e guardi giù. Auto della polizia, ambulanze, camion dei pompieri a sirene spiegate corrono come impazziti. La gente sciama lungo i marciapiedi gridando "Formiche!" Formiche. Cazzo, ma questo è assalto alla terra, praticamente. In media una formica è lunga una ventina di centimetri. Che ho in DVD nella mia collezione fisso i mostri giganti. All'improvviso, però, la vedi. Una gigantesca formica rossa. È grande quanto un uomo e cammina imperterrita lungo il marciapiede.
le lunghe antenne che oscillano da un lato all'altro in cerca di prede e apre e chiude le possenti mandibole come una capola. Qui c'è stata una ricerca, però, comunque, cioè, c'è il cartone, comunque... Si sta avvicinando proprio a casa tua. Sinceramente. Peggio ancora, alza la testa e ti vede. Cos'è, un attimo dopo il mostro salta sul muro di casa tua e si arrampica verso di te. Le zampe sono perfettamente adattate alle superfici verticali. Oh no! Rientri in casa, chiudi subito la finestra e ti rifugi dietro il divano dove trovi il telecomando. Accendi subito la TV. Un giornalista si collega dal centro, poi, preso dal panico, e si coraggio. Guarda intorno. Un'altra formica rossa gigante si aggira per le strade, trascinandosi dietro un albero. Le radici dell'albero strisciano contro l'asfalto. Viene intervistato un testimone. Stavo facendo la spesa, cercavo i miei biscotti preferiti. Ad un tratto due mostri spuntano da dietro il bancone. Hanno afferrato interi pacchi di biscotti e li hanno divorati. È stato terribile. Hanno mangiato tutti i miei biscotti e ci credo, visto che le formiche hanno due stomaci. In che senso che le formiche hanno due stomaci? Che cosa intende? Cioè, forse sì, forse intende che il sistema digerente degli insetti è fatto da... Non lo so, non so che cosa vuol dire. Cioè, diciamo, tendenzialmente la parte anteriore e posteriore del sistema digerente degli insetti è in realtà viene rifatta anch'essa con la cuticola, perché embriologicamente è un'invaginazione della cuticola, però... Non so che cosa intenda con le formiche hanno due stomaci, scusami. Cerchiamo Ant Digestive System, eccolo. Magari c'è un'infografica, perfetto, quello che cercavo. Forgot. Bah. Non mi risulta, onestamente. Inserire il cibo, l'altro per immagazzinarlo per tutta la comunità. Parlano tra loro usando... Stufa Trunt. Willy, come mai non usi Adblock quando fai le reaction, se posso chiedere? Perché per principio Adblock non lo uso mai su YouTube. Essendo anch'io uno YouTuber. Le antenne. Non che si capisca qualcosa nemmeno... Fuori sì. Perché più che altro perché c'è talmente tanta roba a giro e si rischia veramente di pigliarsi un malware mentre si fa due ricerche per fare un video, ecco, quindi quello sinceramente voglio evitare, visto che sto computer l'ho pagato abbastanza, vorrei che sopravvivesse il più possibile, ecco. E... però su YouTube no, diciamo, mi sembra giusto comunque, a parte tutto. Meno il traduttore di Google può aiutare. In TV passano scene simili da tutte le zone della città. Ovviamente neanche su Twitch, chiaro. Ma in nessun sito dove ci sono queste cose tipo di creator, eccetera, perché mi sembrerebbe ingiusto dal momento che anch'io sono un creator e non vorrei che lo usassero su di me, visto che comunque c'è del tempo speso per fare un contenuto, eccetera, ed è lavoro. Quindi vi sconsiglio dall'usarlo. Poi magari ovvio, se andate in siti mentre cercate cose e vi si aprono 2000 pagine, allora a quel punto sì, sono sincero, anch'io a volte lo uso perché, ragazzi, non voglio mai beccarmi un malware, però insomma. Le formiche giganti sono ovunque, si muovono in lunghe file, alcune si arrampicano sui edifici. Sì, il cartone è carino, Alessia. Tutta la gente chiude le finestre e tira le tende nel panico. Le formiche sradicano alberi e pali della luce li trascinano via. Ma cosa sono? Corrono per le strade più veloci Minchia, delle auto. Veloce di una Se una formica fosse grande quanto un uomo, potrebbe correre anche a 55 km orari. Si parla di diversi scontri tra macchine e formiche. La città è nel caos. Tutti si nascondono in casa mentre le formiche si moltiplicano. Una entra in un centro commerciale, supera i negozi di abbigliamento. Non le interessa forse la moda? E si dirige spedita verso un negozio di integratori sportivi. Tanto la doppiatrice è brava. Spazzola via tutte le confezioni di bibite energetiche e proteine e se ne va. Le formiche si radunano in piazza. Ma questo è un piccone, la pala. Ma questo c'è stato un attimo di caduta di stile. Trascinano con sé tutto il possibile. Auto, lampioni, alberi, cartelli, semafori. E ammucchiano lì il bottino. Sopra questa vera e propria collina di oggetti viene posto un trono. Una delle formiche lo ha sottratto al museo d'arte locale. E adesso, con le sue guardie in posizione, ecco che compare in scena lei. La regina.
si avvicina lentamente al trono e si accomoda. Ma come si spiega tutto questo? Tutto ha avuto inizio in un normale formicaio nel bosco. Due formiche operaie erano fuori in cerca di cibo. No parole, cioè non... Ehi, ehi, guarda cosa ho trovato. Sembra delizioso. Speriamo lo sia, altrimenti la regina ci butterà fuori. Shh, guarda qui piuttosto. Una confezione tutta colorata. C'è scritto, aspetta, proteine? E certo, perché... Beh, non ho idea di che sia, ma sembra proprio buono. Le formiche si caricano in groppa il fardello e se lo portano via verso il formicaio. Non lo so, Marco. Le formiche sono capaci di trasportare pesi di centinaia di volte maggiori di loro. Hanno il trono al museo d'arte. All'ingresso del farci... formicaio, due loro compagne fanno la guardia. Si salutano. Un formicaio così. È un immenso labirinto, Labbando. Diviso in moltissime stanze. Quella più vicina alla superficie funge da solarium, per mantenere la temperatura alta. Grazie Giacomo per l'abbonamento. C'è una zona qua ricreativa in cui le formiche dormono e riposano per circa 15 minuti. I nostri due eroi però si dirigono subito verso il magazzino. Scaricano finalmente il loro bottino e lo assaggiano. È davvero delizioso, degno della loro regina. L'integratore di proteine fa il suo lavoro. Nel giro certo. di pochi giorni le formiche crescono fino a diventare grandi quanto un essere umano. Ma perché c'è Dracula? In città nel frattempo è calata la sera. Sembra regnare una calma surreale. I più audaci si avventurano fuori casa, almeno per comprare qualcosa da mangiare. Che si mangia? I cose, il formicida. Anche tu, armato di mazze e repellente antinsetti, ti rechi al negozio. Ma due formiche ti sbarrano la strada. Fai appena in tempo a spruzzare lo spray. Sono proprio arrabbiate. Le formiche agitano le antenne e l'odore dello spray le fa fuggire via. L'amministrazione cittadina ha indetto una riunione di emergenza. Le videocamere hanno ripreso l'arrivo delle formiche da est e come hanno preso possesso di automobili guidandole senza freni verso la città. Un altro gruppo okay. di formiche ha attraversato un campo e formato un ponte vivente. Beh, questo sopra lo un fanno, fiume. Tra l'altro. Adesso ci sono formiche sui mezzi pubblici, nei caffè, nei ristoranti. Si allenano in palestra sui tapirulan e con i pesi. Così il sindaco emette un'ordinanza. Dobbiamo combattere questi mostri! Attiveremo subito le squadre di intervento speciale. Ti offri volontario. Le formiche hanno paura degli uccelli, perciò... Ok, vabbè. Due formiche ti sbarrano la strada. Tipo inizio dungeon di livello epico in D&D. Esatto. Si decide di affrontarle con un attacco aereo. Che è un elicottero. Decolla uno stormo di elicotteri. A me, sì, forse si utilizza attacco aereo anche per quello, la città, terrorizzando gli insettoni. Alcune però reagiscono, spruzzando acido, proprio come fanno in natura contro i predatori. Sì, peccato che lo spruzzino dall'addome e non dalla bocca, però vabbè. La regina sventola bandiera bianca. Squadre di scienziati e mirmecologi vengono inviate a negoziare con gli invasori. La mirmecologia è la scienza che studia proprio le formiche. La delegazione arriva in piazza, protetta da giubbotti antiproiettile e rete negoziare, ma che sto parlando? Grazie ad un martingegno speciale, gli scienziati riescono a comunicare con le formiche. Così la regina prende parola. Abbiamo passato la vita a lavorare, siamo stanche. Beh, la mia ordina è il la dottore. La nostra civiltà è arrivata al suo apice. La biomassa delle formiche e degli umani ormai è alla pari. Due formiche ti puntano in ferro, che fai? Il nostro segreto anche a tutte le altre colonie di formiche. Conquisteremo il mondo. Ok. Nel nostro cervello abbiamo 250.000 Ma come neuroni. Sta tenendo la zap? Scusate, aspetta, scusa. 150. Guardate come sta tenendo il microfono la regina. Cioè, a parte che ha praticamente due zampe ritte, ok. Tre zampe al posto giusto e una che parte dall'addome, dovrebbe partire dal torace, quindi, che tipo li tiene il microfono da sotto. È un po' strana sta formia, devo dire, però vabbè, ok. Nel nostro cervello abbiamo 250.000 neuroni. Non ricordo. Siamo intelligenti quanto basta. La vostra città è soltanto l'inizio. Nel frattempo ti sei infiltrato nel formicaio. Hai trovato tutta la loro scorta di proteine, l'arma segreta. Di ritorno in città, sussurri qualcosa al capo della tua delegazione. Proteine.
Quella notte stessa un rullo compressore esce dal quartier generale umano. Si dirige verso il formicaio. Le formiche di guardia tentano di fermarlo, ma inutilmente. Il rullo accelera e riduce in poltiglia tutte le scorte delle formiche. Della serie potevano costruire una ciabatta gigante. Ah, c'ha la maschera, ovviamente. Sveglia, ma ormai è troppo tardi. La loro proteina non esiste più. Ma perché? Non è che se la spiacci non la mangiano fino alle più, loro normali dimensioni. Ma perché alcuni dovrebbero? Riescono a fuggire, ma la maggior parte viene catturata dagli abitanti delle città. Che vengono allevate in simpatici terrari. A quel punto sono diventate più piccole, che cazzo te ne fai di catturarle? Sono tornate normali. Ma poi che cosa vuol dire? Allora, loro mangiano le proteine, diventa più grandi, gli distruggi le proteine, che vuoi distruggere le proteine e fai le pestisci, non è che? E tornano piccole. Va bene, ok. No, ma tutto a posto, comunque. Proteine nuovo Horcrux, è vero. Questo è bello, questo forse è uno dei video più belli che abbiamo visto durante le reaction, sinceramente. No, mi è piaciuto davvero, sinceramente, perché, cazzo, c'era tutta la storia dietro, c'era il cartone e poi c'era delle cose super inaspettate che mi hanno divertito tantissimo. Bellissimo, lato positivo, grande, questo video mi ha intrattenuto molto, al di là che delle cazzate, però. Poi, dinosauri ma smascherati in 3 minuti, non sono mai esistiti. Questo è proprio rapido, eh. Traduzione voce di Notinelli. Ah no, ma questo l'abbiamo già visto, sbaglio. Nel 1822 Guido Mantel era... Ah no, questo l'abbiamo già visto, mi sa, eh. Poi sì, era Owens, credo, aspetta, l'abbiamo già visto. Il signor Richard Owen è Owen, no, ok, aspetta. A un certo punto diceva Owens. Il signor Richard Owen è stata una controversa figura ed uno dei più famosi artisti truffatori del mondo. Ok, allora guarda, ve lo faccio vedere subito. Aspetta. Lo vedete questo video qua? I dinosauri non esistono, altre reaction ai video di Dinotinelli. Ed ecco, mi sa che è qua dentro questo video qua. Me l'avete mandato, siccome il canale era diverso, forse, non lo so, mi sono confuso. Però se andate sul mio secondo canale e guardate le reaction vecchie, ce lo trovate. Giusto per dire. Andiamo avanti. Ok. Allora, questi sono animali esotici e carini che puoi adottare. 8 animali. Perché 8 poi? Il numero strano per fare una lista. Però vabbè, ok. Oggi una classifica pucciosa e carina, come piace a noi. Sono sicuro almeno una volta abbiate visto animali esotici così carini da volerli strappare le guanciotte o accarezzare. A tutti i costi. Oppure adottare e portarvelo a casa. Per occuparvene una settimana e mollarlo a vostra madre. Sfortunatamente la maggior parte degli animali esotici hanno un costo molto elevato. Non è sfortunato. Cioè, in che senso sfortunatamente? Ragazzi, questi video sono danno... Ecco, ora, a parte gli scherzi, fa più danni questo video che un video pieno di stronzate che non hanno né capo né coda. Perché, ora, lo vedremo, però danno il passaggio che sia ganzo avere, perlomeno per ora, poi magari dopo cambia, vediamo. Però danno il, come dire, il sentore che sia ganzo avere l'animale esotico, eccetera. No, perché molto spesso è un danno per la conservazione a più livelli. Andiamo avanti, non si dovrebbe fare, però vabbè. Non solo perché sono rari e difficili da prendere, ma anche perché in realtà... Ah, tra l'altro, vedi, perché dice, cioè, come se dicesse, tipo, costano non solo perché sono rari da prendere, difficili, cioè della serie, sì, chiaramente se li catturi in natura costa tanto, magari uno che lo va a fare magari di bracconaggio. No, ragazzi, questa cosa non si fa, questo non si fa, è proprio una cosa dannosissima per gli ecosistemi e per la conservazione di determinati animali. No, questo è grave sta cosa, eh. Ora, sulle cazzate ci si può scherzare, ma questo è un po' grave. Sconsigliato tenerli in casa. Hanno bisogno di habitat particolari e di una vita particolare per sopravvivere. Si sta un po' riprendendo. Non voglio quindi andiate a comprarvene uno. Voglio semplicemente mostrarveli e spero vi piaceranno quanto a me. Prima di cominciare sapete... Sì, ok. Va bene, ha messo le mani avanti e va bene. Però... 8 animali esotici carini che puoi adottare nel titolo è clickbait crudo,
nudo e crudo, vabbè. Sai già cosa fare, giusto? Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi sedurayati partiamo. Capibara. Ok, magari a una prima vista viene da pensare, cosa? Sto roditore sarebbe un animale carino da adottare. In effetti molti hanno paura dei roditori, se poi parliamo di quello più grande in circolazione, beh, gli infarti sono assicurati. Minchia. Eppure è nella lista perché è anche uno dei roditori più socievoli del pianeta. Non vi batterà il 5, ma vi terrà compagnia nelle notti difficili senza problemi. Specialmente da cuccioli sono una cosa a dir poco kawaii. Insomma, parliamo però delle difficoltà nel tenerlo. Anzi, prima c'è da dire che non in tutti i paesi un tempo era possibile adottarlo per via di alcune superstizioni che giravano riguardo il capibara. Beh, pure i cani in molti paesi sono considerati impuri o demoni, ma tralasciamo questi complessi discorsi e andiamo al dunque. Può pesare fino a 70 kg e superare il metro di lunghezza. 70 kg, un capibara? Così tanto? ...35-66 kg, ok. Un po' meno, vabbè, comunque. Immaginate, un giorno tornate a casa con in braccio un capibara mentre vostra madre cucina. Sicuramente vi tirerà addosso tutti i mestoli disponibili, con un'aggiunta di botte con padelle. È chiamato anche maiale d'acqua, perché appunto ha bisogno anche di una zona molto acquatica in cui vivere oltre che della terra. Per questo motivo vi servirà pure una piscina abbastanza grande, obbligatoria. In alcuni paesi poi bisogna avere una specie di licenza per tenerlo. La difficoltà maggiore sta proprio nel sapere intrattenere la sua indole socievole. Ama talmente tanto comunicare con altri che moltissimi consigliano anche di adottare un secondo capibara per non mandare in depressione il primo. Non hanno mai fatto del male a un essere umano e se amati nel modo giusto possono essere pure più leali di un cane. Ovviamente non è ancora stato provato nulla, ma se vi sentite soli e depressi, questo roditore gigante può essere una buona alternativa a un cane, anche se richiede molti più sforzi di accudimento. Però vedete, ma fa, cioè, ha detto prima quella cosa, poi ha messo le mani avanti, e poi ora te li sta ridicendo come se fossero, ah sì, questo fa per te, eccetera. Cioè, si è salvato un corner, ma poi tornava indietro, giusto per evitarsi, come dire... Servalo. Non possiamo tutti adottare una tigre del Bengala come Mike Tyson, oppure anche solo una tigre normale. Ma nel caso volessimo entrare nel... La tigre del Bengala è una tigre normale, dal momento che esiste una sola tigre, quindi... Nessuno dovrebbe avere tigri in casa, secondo me, però... Nel mondo dei felini abbastanza grossi e cattivi possiamo adottare un servalo. È originario dell'Africa, certo. È un adulto. Certe regole. Prima di tutto mai e poi mai cercare di ammaestrare un servalo adulto. Sono animali molto solitari e cacciano come belve per sopravvivere, solitamente prede piccole, però per proteggere il loro territorio possono affrontare anche qualche animale più grosso, quindi bisogna adottarlo da cucciolo per fare in modo riconosca il padrone e abbia rispetto per esso. C'è bisogno poi di un bello spazio per farlo saltellare qua e là, altrimenti rischia di irritarsi. Infatti alcuni hanno un giardino creato apposta per l'animale. Il fennec. Questo essere è forse una delle cose più adorabili che abbia mai visto in vita mia, e ancora oggi sto cercando di capire se in Italia è possibile o meno adottarlo. Sembra tipo arrabbiato, credo, ma allo stesso tempo troppo carino per essere sgridato. Non è chiamata anche volpe del deserto perché abita il deserto del Nord Africa. Non preoccupatevi, non crescerà mai troppo. È tipo la volpe più piccola del mondo, pesa meno di 1,5 kg e può arrivare a un massimo di 30 cm di lunghezza. Vabbè, se nella vostra vita avete sempre cercato di capire se siete persone da cani o gatti, beh, ora potrete scegliere tranquillamente questo, perché diciamo ha due personalità. È Mr. Hyde. Pensate che sono quelli che instaurano rapporti amorosi più lunghi, anzi, quando si legano in modo amoroso, rimangono con il loro partner fino alla morte, finché morte non li separi. Amano conversare con i loro versi, ma il problema è che sono anche molto pigri di giorno. Amano dormire, sonnecchiare. La notte è tutta un'altra storia, essendo animali notturni. Saltellano qua e là, e spesso fanno così rumore da risultare quasi fastidiosi. Quindi sia gioiosi e giocherelloni come i cani, che autonomi e se necessario pigri come troppo i gatti. Carino per essere Fortunatamente sgridato, però i giocattoli non sono proprio il loro forte. Non capiscono bene cosa servano i peluche o tutti quegli oggetti che vengono creati per cani e gatti. Quindi distruggono la roba e continuano a saltellare.
parlare tipo Heidi tra i monti. Anche cani e per gatti concludere, in realtà roba, ho letto da varie parti che non è illegale tenerne uno in Italia. Il problema è che non riusciranno mai ad adattarsi alla vita di una famiglia media non italiana, illegale, o almeno non riusciranno non so. Facilmente. I primi tempi bisognerebbe tenerlo d'occhio quasi 24 ore e insegnargli i nostri orari di sonno. Piuttosto molte associazioni consigliano di lasciarli nel loro habitat naturale. Okay. Al contrario, in America moltissimi hanno adottato i fennec. Vabbè, in America terrapene. No, non vi sto prendendo in giro, si chiamano terrapene. Un altro modo per chiamarli è tartarughe scatola. E credo utilizzerò questo nome, altrimenti rischio di non riuscire a dire una frase completa senza morire dal ridere. No. Sì, lo so, nel mio profondo sono molto infantile. Comunque sia, sono tartarughe che vivono nella parte orientale degli Stati Uniti e in Messico. Sono tra le tartarughe più richieste dagli amanti degli animali. Possono vivere fino a 50 anni, non poco. E quindi possono diventare anche amici per la vita. Nonostante gli piaccia bagnarsi i piedi nell'acqua, sono in realtà tartarughe da terra. Quindi mi raccomando che non vi salti in testa di creare un habitat con un lago profondo. Cincilla. Passiamo da un roditore all'altro alla velocità della luce. A molti non piacciono i roditori, i rettili, eppure a me non dispiacerebbe avere un cincilla pavutello che cammina in modo buffo per la casa. Sono originari precisamente del... Imperatore Nino Frassia, belle sestugine del genere terrapene sono allevate parecchio, molto belle ma non proprio facili, esatto appunto. E poi, e come il cincilla, sono comunque animali, insomma, sono allevati anche comunque. Anche Sud America. Venivano cacciati per la pelle un tempo. Fortunatamente non succede quasi più questa cosa, ma ora vengono catturati specialmente per essere ingabbiati a casa di qualcuno. Ma non è vero, ma figuriamoci. Ma i cincillà si allevano in cattività tranquillamente. Si annoiano anche facilmente e devono avere sempre nuovi stimoli, addirittura è consigliabile allontanarli dai gatti domestici. Non si sa benissimo perché, ma i gatti si spaventano facilmente alla vista di un cincilla energico e con rabbia repressa. Quando si annoiano comunque se ne vanno nella gabbia, ma quando sono in piena attività cerebrale è consigliato liberarli, altrimenti potrebbero fare un macello, delle vere pesti. Petauro dello zucchero. È detto anche scoiattolo volante, ma è abbastanza sbagliato. È sicuramente adorabile e ha dalla sua parte una planata fantastica. Infatti, grazie alla membrana collegata agli arti, può fare salti lunghissimi. Gli scoiattoli non possono essere addomesticati facilmente, ma i petauri sì. Sono socievoli, carini e adorabili come pochi. Pesano un massimo di 80 grammi, tipo un piatto di pasta. Nonostante siano simili agli scoiattoli, in realtà fanno parte della famiglia dei marsupiali, proprio come i canguri. Questo. Le femmine tengono i cuccioli con loro per un massimo di 4 mesi, finché non riescono a saltare in autonomia. Il nome è dato dal fatto che amano mangiare praticamente qualunque cosa zuccherata. E si iperattivano ancora di più. Si amano anche la frutta fresca e la roba vegetale in generale. La roba Al vegetale. Contrario dei cincilla super cattivi di prima, i petauri dello zucchero amano perché socializzare. E possono anche giocare con altri animali domestici. Cercoletto. Non è il nome di un annuncio che ho scritto su subito.it, ma proprio il nome di un animale. Cavolo, dopo terrapene mi aspetto veramente di tutto. Fa parte della famiglia dei procioni ed è abbastanza piccolo, con una lunghezza massima di 100 cm e un peso di 5 kg per adulto. In realtà dalle foto mi sembrava minuscolo per via della carineria assurda. No, perché è un animale da foresta pluviale ed è notturno. Caccia grazie ai suoi affilati artigli ed è meglio non provocarlo. Però c'è un discorso anche molto complesso da fare sull'adozione. In realtà ad oggi è proibito. Non si sa benissimo se sia in pericolo di estinzione o meno, perché viene avvistato poche... Least concern, vabbè, si sa, rischio minimo, cos'è, mi sembra, sì, rischio minimo, con trend di popolazione decrescente, quindi si sa, in realtà, basta andare più volte dai ricercatori, UCN. Più che altro la paura è che possa ferire, oppure essere venduto al mercato nero in altri paesi danneggiando altri ecosistemi, è molto molto attivo, a volte lotta contro i Stufatron, se fa parte della famiglia dei procioni ed è abbastanza piccolo, allora è un procio o un procino. Perfetto. Lo stesso padrone si è irritato e ha avuto magari una giornata storta. Alcune celebrità come Paris Hilton ne possiedono uno, ma ripeto, è sconsigliatissimo provare ad adottare un cercoletto.
anche perché la maggior parte di questi animali sono appunto venduti al mercato nero e quindi in tanti acquistano illegalmente, senza alcuna certezza. Questo è vero, bravo. Dino Nick, sto diventando strabico, con un occhio guardo Dolores Umbridge che tortura Harry Potter, con l'altro guardo Willy che si tortura con i video brutti. Mi sto facendo del Dolores anch'io. Tra l'altro, cosa interessante, in un vecchio libro di Mainardi, non ricordo quale, però era un libro antologico, diciamo tutto a pezzetti, stile Lo Zoo Aperto, c'è un pezzetto in cui lui racconta di quando da piccolino, andando in un negozio di animali, c'era una gabbietta con un cercoletto. E lo comprò, tra l'altro, c'era questa piccola, quindi al tempo, insomma, anni, si parla di un botto di anni fa. Quindi particolare, mi rimase impresso. Perché appunto si, pensare che si trovavano nel negozio Pigmeo. Beh, questo è un modellino, non è vero, ma a parte questo andiamo avanti. Avreste mai pensato che esistesse una scimmia così piccola da aggrapparsi al vostro dito? In età adulta questi animali possono raggiungere un massimo di 15 cm di lunghezza e 100 grammi di peso. Rischiate di schiacciarli se dormite insieme. Sembra quasi una cosa photoshoppata, ma questo animale esiste davvero. Il pelo è denso e morbido, quindi anche coccolarlo darà una sensazione senza pari. Si muovono per lo più in gruppo. Nella comunità tutti si aiutano a vicenda e sono i maschi ad occuparsi dei bambini, mentre la madre si occupa solo dell'allattamento. In cattività possono vivere fino a 15 anni. In realtà nella maggior parte del mondo sono illegali da tenere. Un tempo il commercio legale era fiorente, ma poi i soliti furbetti hanno cominciato a venderli a caso alle famiglie senza controllo e quindi portandoli alla morte. No, non è che era legale, poi qualcuno ha fatto i furbetti e li hanno usato. Diciamo che non era regolamentata la cosa. Poi si sono accorti che era un problema e l'hanno evitato, forse. Mi sembra più plausibile come cosa. Per preservare la specie si sconsiglia assolutamente di adottarlo. Sono chiamati anche scimmie da dito perché adorano aggrapparsi alle dita degli scimmie esseri umani dito. E spesso ci dormono pure. Infatti per prenderli i bracconieri si mettevano tipo coperti di foglie con un dito fuori e dopo un po' le scimmie ci si aggrappavano e li mettevano una scatola sopra. I primi tempi sono tranquillamente più piccoli del vostro dito. Ok, perfetto. Io direi di spezzare un attimo con una cosa di rilassamento e poi di andare su questo. Allora, questo è... E se dei giganti dinosauri marini cominciassero a inseguirti? Sempre del lato positivo. E ovviamente nella copertina c'è un mega tipo pliosauro, cronosauro, non mi ricordo. Però ve lo faccio vedere. Aspetta. Questo me l'avevo mandato a voi. Ecco, questa è la copertina. E se... Ah, ecco, non me lo ricordavo. La copertina c'è scritto. E se i monosauri fossero vivi? Cosa sono i monosauri? Io quando l'ho visto, non me l'ha mandato uno di voi su Instagram questo, e mi ha detto, guarda questo video, io ovviamente, cioè per le reaction, io me lo sono cosato, ho visto questo video con questa foto, con scritto se i monosauri fossero vivi, cosa cazzo sono i monosauri, e che si chiamava se dei giganti dinosauri marini cominciasse a seguirti. Sono morto dentro 3 volte, non so neanche dirvi su quanti livelli sia sbagliata la copertina e il titolo insieme, ma ok. Ma ce lo guardiamo questo, tranquilli. Prima ci guardiamo questo, che è molto tranquillo in realtà. È tipo un video di una pagina Facebook, che non mi ricordo anche questo dove l'ho pescato, e che è di un videogioco. Dove si vede appunto, tipo, avete presente quei simulatori di che ci sono vari modelli che vanno un po'... A me mi fa molto ridere il ragdoll, cioè quando tipo si afflosciano, tipo, e sono tutti scordinati. Quella cosa mi fa molto ridere. E questo si chiama... aspetta un po', fammi vedere se lo vedete bene. Aspetta, tolgo un po' la cosa... Allora, ok, così si dovrebbe vederlo, ma in realtà neanche tanto, perché è un po' strano, perché è tutto... Aspettate, sa che mi tocca ridurla un po' la schermata. Ok, forse ora ci siamo. Guardo un attimo dallo schermino del telefono. Noi vogliamo... No, dinosauri marini, ragazzi, è il gran finale.
Mi spiace, ma credo dovete aspettare. Prima si guarda questo. Diciamo così. Ok, vai. Questo è proprio per stemperare. Cioè, si chiama Brachiosaurus vs Every Unit Animal Revolt Battle Simulator. Si chiama Who Can Defeat the largest Land Animal. Ovviamente vi invito a recuperare il video sui dinosauri se sono grossi, eccetera. Comunque, insomma, ogni monosauro ha un singolo componente della sua specie, appunto mono, esatto. Bellissima sta cosa. Comunque andiamo lì. Amore, stavo... Tra l'altro le zampone da elefantone, chiaramente. Ah, l'ha anche preso, capito? L'ha sbattuto. Ah, gli è rimasto attaccato l'ippopotamo, attenzione, eh. Ma l'elefante c'ha degli alti PF, eh. No, un carnotauro l'ho proprio spinto a maiale proprio. È accurato sto parasauro lopo. È bello spinosauro, bello crostoso. Lo spinosauro è più difficile, eh. È rimasto, tipo. Però incassa bene lo spinosauro. E ovviamente che non ce lo metti, titano boa. Sembra una vipera in realtà, tipo c'ha i denti a vipera. Ma non è forte, eh? Questo serpente. Questo è crudele. Uno spinosauride random. Minchia fatality mostruosa. Stupendo. Come le spinge poi. No, che roba è? Ah, un allosauro forse, sì, scusate. Non abbiamo visto i cornetti, per bene. Tutto rotto, però. Guardate come zampetta il tricerato. E non pago quando è a terra, tipo gli spacca anche. Aspetta, questo è il cazzo scelto. No, King Kong. E gli pesta piedi, che... Madonna, vada lì! No, non ci posso credere! King Kong ha battuto il brachiosauro. Questo coccodrillo strambo, cos'è? Deino su, non lo so. Ma questo non ce la fa, eh. l'ha mancato, attenzione! Un errore che lo strappano, strappano. Ah, è morto pure lui, per via dello stesso. Cos'è questa cosa? Il collo tipo mazza. Ah cazzo, anche l'idra l'idra cobra a tre teste tirannosauro. Non gli mordere i piedi, fava. Morde a vuoto proprio. Terizinosauro senza piume e con tipo dove pugnala la mamma. Ma questo non l'ha nemmeno sentito proprio. L'altro ragno col pungiglione, tra l'altro, notoriamente, vero? C'è il bobolante, questo è bellissimo, eh. Stupendo. Vada lì. Morto. Fine. Bene. Adesso ci siamo ristorati nel corpo e nello spirito e possiamo andare avanti. Un attimo, vi rimposto un attimo la schermatina. Pronti? Via.
Un portale scintillante si chiude dietro di te. Ah, è un altro cartone? E una guida sorridente Bellissimo. Ti saluta. Ehi, non sei la prima persona a viaggiare tra i mondi, ma un viaggio del genere rimane ancora qualcosa fuori dall'ordinario. Aspetta, il link postato da Huxley Mastiff. Dove? Non vedo link. Devo scorrere indietro? Ok, articolo culturale. Va bene, ok. Cos'è questo? Dinosauri marini acquatici. Ok. Dinosauri marini o acquatici. Oggi stiamo parlando di dinosauri marini, anche in grassetto, come se non fosse sufficientemente già. Vale a dire che è difficile. Allora, c'era una controversia consolidata con i termini dinosauro acquatico e dinosauro marino, poiché non si può essere certi che si trattasse di dinosauri in quanto tali. No, non lo siamo. Vale a dire che è difficile specificare se erano, se fossero, insomma, rettili giganti acquatici o dinosauri acquatici, poiché durante un lungo periodo entrambi i gruppi di rettili hanno coesistito insieme fino a quando finalmente i dinosauri hanno catturato il pianeta. I dinosauri terrestri sono meglio conosciuti dei dinosauri acquatici per il semplice motivo che sono stati più accessibili attraverso i siti, e tutte le storie e le leggende sono spesso basate su questo particolare tipo di dinosauro. In realtà è più facile che un fossile si conservi in acqua e sulla terraferma, in realtà, però. Non tutti i casi devono essere come questo, però. Per esempio, la leggenda del mostro del lago Ness sarebbe, se non fosse una leggenda, un chiaro esempio di eccezione che infrange le regole e diventerebbe il dinosauro acquatico più famoso di tutti i tempi. Quanto è lungo questo articolo? Oddio, sono visto. Ichthyosaurus. Ok. Gli ichthyosauri che vissero nel periodo triassico, momento in cui cominciarono a nascere i dinosauri terrestri. Non riesco a me leggere. Gli ichthyosauri vissero nel periodo triassico, momento in cui cominciarono a nascere i primi dinosauri terrestri. Questi esemplari erano nelle acque fino a Cretaceo circa 110 milioni di anni fa. Allora non vissero solo nel triassico, giustamente. Per l'aspetto fisico che avevano, si può stimare che sono del ramo familiare dell'attuale delfino, anche se non ci sono basi consolidate che dimostrano questa teoria. Mi chiedo perché. I pliosaurus. Che cazzo. I plesiosauri vissero anche nel periodo triassico fino al tempo del Cretaceo. Sono considerati il più grande dinosauro acquatico nella storia della Terra. Ok, in mente questi invece i pliosauriosaurios erano i re e padroni dei mari, considerati anche uno dei più grandi dinosauri marini che potevano esistere. I pliosauri vissero anche con gli altri esemplari nel periodo triassico fino al periodo che hanno vincolato sta parte del triassico e del Cretaceo in tutti. Va bene, anche se non è vero, ma ok. Per molto tempo questo esemplare è stato associato direttamente a plesiosauri per la sua grandezza, ma alla fine è stato catalogato come specie diversa perché aveva un collo leggermente più piccolo e una protesi più appuntita, tipica di un dinosauro acquatico carnivoro. Ma chi l'ha scritta sta cosa? Dai, deve essere un troll, ragazzi. È impossibile. Come fosse Antani, esatto, Lorenzo. Stevie Wonder Simulator, no, mi dissocio. Assolutamente. Talattosaurios. Il suo nome significa lucertole oceaniche. Sono rettili marini estinti caratterizzati da una coda lunga e appiattita che forniva propulsione. In realtà erano coccodrilli, non lucertole. Cioè, parenti dei coccodrilli. Cetacei, giustamente, non ce li mettiamo cetacei tra dinosauri marini. A differenza degli altri esemplari, questo non è un rettile. Va bene, ok. Gli euripteridi. Ok, non hanno alcuna relazione con gli scorpioni. No, in realtà ce l'hanno, non sono scorpioni, ma sono comunque chelicerati. Ok, ma cosa c'entra? Sono state una delle prime forme di vita. No, placodonti, molto simili alle tartarughe, in quanto sono state dotate di un guscio duro. Ok,
testudines, ma cosa vuol dire? Cos'è red liquidus? Ma cosa vuol dire? Si potrebbe dire che sono state una delle prime forme di vita che è emerso e ha dato origine a quello che sarebbe i dinosauri del mare? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire red liquidus poi? Scusate. Ah, ok. I red liquidi, ok. Sono un gruppo di trilobiti. Però red liquidus. I trilobiti, va bene, ok. I lamniformi, giustamente ce lo mettiamo. Anche in quest'ordine sono uno dei più grandi predatori marini della storia, il famoso squalo megalodon. 20 metri, assolutamente. Ok. Ah no, ok, noi non vediamo nulla. Ah, cazzo, scusa. No, ecco cosa è successo, ragazzi. È perché ci avevo aperto coso, Edge, e i link, siccome il browser predefinito è Chrome, me l'ha aperto su Chrome. Ve lo faccio rivedere, scusate ragazzi, me l'ha aperto direttamente lì. Ecco, ora lo vedrete. Scusate. Ecco, questa è la pagina. Dinosauri marini o acquatici. C'è anche un video. La danza per la panza, no, che è un'altra cosa che non c'entra. Ecco come si presenta. Beato subito quello che ho letto, vabbè, era giusto, ma giusto per vedere. Scusate, ragazzi. Stavo per donarti altri 3 euro per dirtelo, mannada, te ne sei accorto prima. No, figurati, ci mancherebbe, colpa mia, non è che mi dovevi donare per dirmi che sbaglio, ci mancherebbe. Eccolo, qui vedete i Pliosauriosaurus. Vedete, poi abbiamo insomma, tutto quanto, vedi. E qui c'è il famoso red liquidus. E l'amniforme. Ecco come si. Questa è bella, imperatore di Nofrasia, questa è bella davvero. Mi dispiace non l'avete vista mentre la guardavo io. Mi dispiace, aspetta. L'importante è che l'avete visto. Vabbè, comunque. Andiamo su giganti dinosauri marini, vai. A prima vista, il posto non è poi così diverso dal tuo. Le stesse persone, lo stesso metodo di trasporto e l'architettura simile. Allora, perché il tuo amico ha giurato che sarebbe stato il viaggio della tua vita? La gente... Ah, davvero, c'è anche altri contenuti. Perfetto. Allora, aspetta. Ecco, allora un giorno ce la guardiamo. Diciamo, me la segno per la prossima reaction. Me la mando tipo qua, dove mi segno tutte quante le cose. Così. Ah, tra l'altro Facebook mi ha condiviso adesso il post della reaction, perché fa schifo, ma va bene. Ok. Di viaggio ti ha detto che la città che avresti visitato è in riva al mare. Ecco perché chiedi alla guida se puoi trascorrere un po' di tempo vicino all'oceano. Ti guarda divertito e poi annuisce. La giornata è bellissima, il sole splende e fa caldo. È naturale volersi togliere i vestiti per prendere il sole. Dopo un po' ti alzi per fare una nuotata tra le onde spumeggianti, ma la tua guida ti afferra per un braccio. La sua presa è inaspettatamente forte e sembra ansioso. No. Era già abbastanza rischioso venire in spiaggia e stare così vicino all'acqua. E ora vuoi rischiare la vita? È tutto ciò che riesci a dire. Deve esserci un malinteso. Cosa c'è di così pericoloso in questa spiaggia? Le correnti? La guida diventa improvvisamente molto calma. Non dirmi che non sai perché le persone del tuo mondo vengono qui. Scuoti la testa e l'uomo inizia a ridere. Dopo aver finito di ridacchiare, diventa serio e mormora: Ok,
ti mostrerò qualcosa che non ti dimenticherai. Forza, andiamo. Cammini lungo la spiaggia, mantenendo uno spazio più che sufficiente tra te e l'acqua. Ciò che ti sorprende e ti preoccupa di più è quel silenzio inquietante. Gli unici suoni che riesci a sentire sono le onde che colpiscono la riva. Nessun bambino che esulta, nessun surfista in acqua, nessun pescatore in attesa di una buona cattura. La tua guida rallenta e vedi un piccolo porto. Per qualche strano motivo è separato dall'oceano aperto da una spessa recinzione metallica con enormi cancelli. Tu e la guida vi dirigete verso una grande barca, o meglio, una nave. Quante persone si uniranno a noi in questa escursione? Chiedi. Siamo solo noi due e l'equipaggio, risponde la guida. Boia. Nel nostro mondo è troppo pericoloso andare in mare con una barca più piccola. E in effetti non vedi alcuna barca da pesca o yacht nelle vicinanze. Segui la guida al piano di sotto e vedi una grande cabina con un pavimento di vetro. Sentiti libero di calpestare il vetro, è super spesso e praticamente indistruttibile. La nave inizia a vibrare e si allontana dalla riva. Guardi il fondo roccioso, i coralli e i banchi di pesci colorati che passano. L'acqua sotto la nave sta diventando sempre più scura. All'improvviso la guida sussurra. Eccolo. La creatura è enorme, più lunga di un semirimorchio e quasi quanto la nave su cui ti trovi. C'è anche la forma del suo corpo ti ricorda quella di un varano moderno, ma più lungo e snello. Questo rende l'animale più adatto alla vita marina. I suoi arti sono corti e ha le dita palmate. Ha anche un'ampia coda con una grande placca triangolare. È la trama di Sea Monsters con Nigel Marcus. Mentre nuota, la creatura mantiene il corpo rigido per ridurre la resistenza nell'acqua. L'unica cosa che si muove è la sua possente coda. Non appena riesce a riprendere fiato, urli: è un dinosauro! No, la tua guida non è d'accordo. È un mosasauro, non un dinosauro. Queste creature sono rettili. Nel tuo mondo i parenti più stretti sono i serpenti e i varani. Il mosasauro che vedi... Sono commosso. Vedi, è una delle... I dinosauri sono rettili, ma sono commosso. ...specie più grandi, piuttosto rare. Ci sono molti tipi di questi rettili e il più piccolo è lungo solo un metro. La lunghezza media è di 4 metri al massimo. Ma esistono esemplari ancora più grandi. Ecco perché qui costruiscono navi così grandi e robuste. Basta un solo colpo di coda di questa bestia e una nave più piccola si spezzerebbe in due. È Godzilla. Il mosasauro, fai ancora fatica a crederci, nuota sotto la nave per un po' di tempo e poi risale in superficie. C'è un po' piccola attacca. La tua guida risponde alla domanda come se ce l'avessi scritto in faccia. I mosasauri hanno bisogno di aria. Ecco perché vanno regolarmente in superficie. Questo è il motivo per cui preferiscono acque costiere poco profonde. La creatura ritorna. Questa volta hai la possibilità... Però attenzione, qui c'è delle branchie, sembrano quelle degli squali, eh. ...di vedere le fauci. Ha due file di denti triangolari. Dietro vedi la lingua e... Aspetta, è veramente biforcuta. Tutto sommato, la bocca della creatura sembra quella di un serpente, guarda, inclusi lì i denti. Anche i denti pterigoidei li hanno fatto il serpente. Guarda lì. Sono anche curvate all'indietro per non far scappare la preda. Ce li aveva anche la guida sceglie questo momento per iniziare a parlarti di questa fantastica creatura. Ok. I mosasauri si sono evoluti circa 100 milioni di anni fa, ma 34 milioni di anni dopo qualcosa è andato storto. 66? E non... Neanche 65, 66? Ma bellissima sta cosa. Sono scomparsi come è successo nel tuo di mondo. Ecco perché ora i nostri oceani sono molto diversi dai tuoi. Pesci e mammiferi nei nostri oceani hanno sviluppato tratti speciali che li consentono di evitare i mosasauri. Non c'erano mammiferi nei mari dei mosasauri. Inoltre, grazie a questo rettile, abbiamo una diversità maggiore di specie marine. Se questo è tipo un megalograptus o roba del genere, questo era estinto a mo' quando c'erano i mosasauri. Noti che il mosasauro scatta verso l'alto e poi a sinistra. Quando ritorna, nelle sue fauci ha qualcosa che sembra sospettosamente simile a un uccello. Notando la tua sorpresa, la guida ti spiega che i mosasauri mangiano di tutto, dai pesci e molluschi agli uccelli marini e tartarughe. All'improvviso, la guida urla spaventandoti a morte. Ecco, ecco, riesci a vederlo? In realtà, all'inizio non vedi niente.
ma dopo aver sforzato gli occhi, vedi due enormi ombre che girano una intorno all'altra. La guida è entusiasta. E qui c'è la caduta di stile, proprio. Non puoi immaginare quanto siamo fortunati. Faccio questo lavoro da 15 anni, ma non ho mai visto un mosasauro combattere con un megalodonte. Madonna, ragazzi! Per un momento, la tua mente va in tilt. Ha appena detto che ci sono dei megalodonti nel suo mondo? E poi lo vedi. Un animale gigantesco si avvicina. È lungo quasi 18 metri. Tutto sommato, però. Più grande dello squalo balena, la più grande di tutte le specie di squali del mondo. La tua guida continua a balbettare. Entrambe queste creature sono le migliori di tutti i predatori. I mosasauri di solito... L'abbiamo visto, c'è stata la classifica e effettivamente è così. Sono un po' più piccoli dei megalodonti, ma questo è enorme. Man mano che i mostri marini si avvicinano, riesce a dare un'occhiata più da vicino al megalodonte. Da aperte, le sue mascelle arrivano a 3 metri e ci sono 5 fila di denti affilati e seghettati. Sono così forti che non si rompono neanche dopo aver morso un osso. Il megalodonte ama fare le imboscate, continua la guida. Probabilmente voleva cogliere di sorpresa il mosasauro, attaccandolo dal basso, ma il suo tentativo è fallito. È furbo il mosasauro. Questo c'è dentro. Ora i predatori si muovono in cerchio. Probabilmente si stanno studiando a vicenda. Sembrano piuttosto arrabbiati e affamati. Il mosasauro sta cercando di avvicinarsi alla coda o alle pinne dello squalo. La creatura capisce che non riuscirà a mordere il megalodonte sul fianco. Lo squalo sceglie un'altra tattica. Mira la parte centrale del mosasauro. Le creature iniziano a girare più velocemente, avvicinandosi l'una all'altra. Il mosasauro continua a cambiare il suo ritmo, da movimenti lenti, quasi pigri, a raffiche veloci e nevrotiche, quando il megalodonte si avvicina. Lo squalo continua a nuotare, guardando l'avversario con i suoi penetranti occhi neri. Già sai chi tra i due sarà il vincitore. Le mascelle del mosasauro sono adatte a prede più piccole, come i pesci. Le fauci non sarebbero in grado di spalancarsi abbastanza per afferrare il megalodonte. Inoltre, pensi che, anche se entrambe le creature hanno la stessa lunghezza, il corpo del megalodonte è molto più massiccio. Le mascelle sono più potenti, progettate per cacciare balene e altri grandi animali marini. Inoltre, il corpo del mosasauro non è fatto per nuotare velocemente, e questo dà allo squalo un altro vantaggio. In un lampo, il megalodonte si rigira e si precipita verso il mosasauro. Attenzione. La sua tattica è quella di non lasciare che il nemico prenda sopravvento colpendolo dal basso. Le due potenti creature si scontrano. Vedi il mosasauro che cerca di allontanarsi dalla traiettoria del megalodonte, ma è del tutto inutile. Stai stringendo i pugni, tifando in silenzio per il mosasauro. E poi, dopo uno scatto improvviso, ti ritrovi sul pavimento. Via, via, via! La guida grida allo skipper. Si scopre che gli animali erano talmente presi dal loro confronto che non hanno notato la nave e si sono schiantati contro la sua fiancata. Ora bisogna assolutamente allontanarsi il più in fretta possibile. Se queste enormi creature decidessero che la nave è un loro comune nemico, potrebbero attaccarlo. Certo, fanno squadra a quel punto. Fortunatamente per te, le bestie non si rendono conto che la cosa con cui si sono scontrati è in realtà un contenitore con del cibo. La nave si allontana sempre di più e puoi solo immaginare l'esito della battaglia. Amareggiato, raggiungi la riva. La guida, che sembra ancora sbalordita, ti riporta al portale. Tu, ancora intimorito, lo ringrazi e passi attraverso il velo scintillante. Terra, quinto mondo. Stringi nella tua mano un dente di mosasauro. È il regalo che ti ha fatto lo skipper. Okay. L'unico souvenir dell'incredibile mondo in cui i mosasauri vagano ancora per gli oceani. Ok. Che poi alla fine non ti ha detto chi ha vinto, tra l'altro. Comunque questi video qua sono belli, devo dire, sinceramente, cioè, nel senso, al di là a parte ci fanno fare durisare, però il fatto che ci sia il cartone dietro e poi c'è un sacco di colpi di scena a livello di intrattenimento, al di là che Dio non ha mai di cazzate spesso e volentieri, però diciamo intrattengono come prodotto in sé, diciamo. Sì, non hanno dichiarato il vincitore per i fandom contrapposti, sono d'accordo, zero assoluto, davvero. Oh, io, ragazzi, che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Tanto su Codetto, ci siamo ripresi anche durante la live, siamo tornati a... Nonostante non fosse fosse una live di recupero, perché appunto non c'è stata la live ieri e non l'avessi pubblicizzata prima, siamo tornati tipo a più tipo 140 e simili, quindi top. Grazie mille, che per appunto una live di recupero in un giorno diverso va bene. Sarà che tirava la reaction, per cui
diciamo che comunque grazie mille davvero, ragazzi. Allora, prossima settimana che cosa facciamo? Ve lo dico subito. Prossima settimana, allora, martedì, ve l'ho già detto, esce il video. Domenica c'è la one shot di Call of Cthulhu qua su Twitch dalle 2 fino alle 7, non lo so quanto ci metteremo. Poi lunedì si parte, abbiamo Marco Signore come ospite, quindi uno dei due paleontologi che assieme ad Alsassa ha descritto Ciro. Poi martedì c'è, alle 18.30 c'è il video su una creaturona che stasera abbiamo anche visto dall'altro. E mentre invece mercoledì abbiamo come ospite Gianluca Damiani, che è un naturalista che ci parlerà dei grifoni e degli avvoltoi in Italia. Ha fatto un libro fotografico molto bello, vi farò vedere, me l'ha mandato, eccetera. Quindi parleremo, diciamo, di avvoltoi. Quindi domenica one shot, lunedì la live con Marco Signore, anche quella, Marco è un grande, quindi dovete venire assolutamente. Martedì video sul canale, mercoledì live con Gianluca sugli avvoltoi. E poi probabilmente ci sarà un'altra live ancora prossima settimana per il modellino nuovo di animale preistorico che ho fatto da consulente per Ibu. Doveva esserci questa settimana, ma ci sono stati problemi perché era un modellino abbastanza impegnativo, quindi ci sono stati diversi lavori da fare, sia per quanto mi competeva a me il discorso della revisione, eccetera, sia per tutti i test da fare per la stampa, eccetera. Quindi, diciamo, da domenica in poi avete contenuti domenica, lunedì, martedì, mercoledì, 4 giorni a fila. E poi anche un altro giorno, che penso sarà o venerdì o giovedì, vedrò, non lo so, dipende. Devo vedere un attimino come pensarlo. Comunque, si fa il ride. Oh, grazie mille ancora, grazie mille. Che carina. E niente, quindi vi aspetto tantissimo e facciamo un raidone a Science Stream, ovviamente, e gli diciamo... Ah, ti salutano, dicono ciao Ambra dalla chat. Vi risaluta. Liolaeusu, pensiero sulla carta nuova di Digimon. Non le ho viste, non sapevo ci fossero. Buono a sapersi, molto belle. Comunque, allora, facciamo il raidone ai ragazzoni di Science Stream e gli diciamo a questo punto chi vince tra Megalodonte e Mosasauro, e vedremo cosa diranno, se saranno degli ignavi o si schiereranno, e capiremo di che fandom sono parte. Va bene, ragazzi, grazie mille a tutti, ci vediamo prestissimo, ciao!